Alcune volte ci si lamenta che non ci siano giochi, anzi forse ultimamente ci si lamenta anche troppo spesso, anzi forse ultimamente ci si lamenta e basta, vabbè, non ci dilunghiamo. Poi ci sono dei periodi in cui escono tanti giochi, cioè se ci pensate in questo periodo più o meno un mese e 15 giorni, cioè a partire dalla prossima settimana fino ad arrivare ai primi di dicembre, uscirà un botto di roba, Cold, God of War, Gotham Knights, Evil West, Bayonetta, e alcuni penso di averli anche dimenticati, The Callisto Protocol il 2 dicembre, quindi tra l'altro poi non sono neanche giochi che bisogna abbastanza lunghi, a parte The Callisto Protocol che è troppo breve, sto scherzando, già ne abbiamo parlato di questa cosa, quindi lasciamo perdere. Come si gestisce questa situazione? Perché è una situazione particolare. Io vi racconto la mia esperienza, poi magari voi suggeritemi una cosa del genere, perché io prima di portarvi videogiochi li giocavo un tempo, quando ero molto più ragazzo. Ho attraversato due fasi della mia vita, una fase buona, economicamente parlo, è normale, e una fase pessima. È una fase in cui ho passato da comprare due giochi all'anno a comprarne anche tanti giochi. E vi posso dire la verità. Vi dico anche una cosa. Nel periodo in cui ne compravo tanti, non me li godevo. Cioè, sembra stupido da dire, però non me lo godevo. C'è stato un periodo in cui comprai Assassin's Creed, ne comprai due insieme, non li giocai neanche, cioè li iniziai ma non li giocai tutti e due, non li riuscii neanche a finire, poi dopo successivamente li ho ripresi, mentre invece quando ne compravo uno, a parte che quello che sceglievo era scelto proprio nei minimi particolari, altro poco sapevo già come finiva il gioco, poco sapevo, ah ok, adesso ho 6 mesi, 5 mesi, me li posso giocare, me lo posso giocare tantissimo, perché ci sono giochi che tipo come FIFA, che uno magari lo compra, lo giochi, lo puoi anche appoggiare ad un altro gioco, perché fondamentalmente diciamo che non ti toglie, non ti mette niente dal punto di vista della storia, dal punto di vista del gameplay, è un gioco che dura tutto l'anno, è tranquillo, ma ci sono dei giochi che se molli, per esempio, con la storia non ci capisci più niente. Nel periodo in cui io ne acquistavo due, cercavo poi di gestire la situazione, nel senso che magari alcuni cercavo di farmeli prestare. È normale che poi se ti fai prestare da un tuo amico, che generalmente è quello che più benestante, bisogna vedere che tipo di generosità a questo ragazzo, perché obiettivamente poi tu non è che te le puoi far tutti prestare, poi devi anche prestare, è un po' uno scambio. E io fortunatamente ero fortunato perché avevo due amici che fondamentalmente avevano due gusti, cioè i gusti uguali ai miei, di cui uno era anche fratello, cioè nel senso aveva anche un fratello più grande che le comprava e quindi me li prestava. Fortunatamente io poi ero anche uno molto pignolo, uno di quello che prendeva il disco e lo prendeva piano piano, quindi il problema qual era? Era che al lancio non avevi una mazza, cioè dovevi aspettare prima che lo giocava il fratello più grande, poi lo giocava il fratello più piccolo e poi toccava a me, quindi c'era un bel giro. Mentre invece nel periodo in cui ho lavorato, lavoravo ma anche tanto, se ricordo bene, è stato il periodo in cui ho fatto il cameriere, che comunque lavoravo tanto durante la giornata e poi avevo diciamo tutta la sera libera. In quel periodo capitava, come vi ho detto, che di comprarne anche due o tre giochi insieme, e dire vabbè, tanto poi, che poi è una tremenda, perché ti compri tre giochi al lancio, dico per dire, non te li puoi giocare simultaneamente. Penso sia assurdo, a meno che non c'è una marea di tempo, ma non te li puoi giocare tutti simultaneamente.
Che cosa fai? Ne giochi forse uno, ma gli altri te li giochi magari successivamente. E magari successivamente quei due giochi hanno perso pure di valore e quindi quando li andrai a giocare saranno pure calati di prezzo. Quindi secondo me credo che sia sbagliato. La cosa migliore è che se hai la disponibilità ne scegli uno, te lo giochi, poi dopo una volta che l'hai completato magari te lo vendi oppure te lo conservi e giochi all'altro. Sembra una cosa ovvia. Però vi assicuro, almeno attualmente per il sottoscritto, poi ci sta pure chi invece riesce a giocarsi due giochi insieme, due campagne insieme, e magari si diverte pure. Io per esempio non lo preferisco, io preferisco buttarmi e concentrarmi in un gioco. Il problema qual è? È che poi magari ci sono dei giochi in cui ci si perde. Vi faccio un esempio, io comprai The Witcher, all'epoca forse non avevo ancora aperto il canale all'uscita del lancio di The Witcher 3, naturalmente sto parlando. È stato un gioco in cui mi sono completamente perso, ma perso completamente. Ad un certo punto mi sono reso conto che giocavo soltanto a The Witcher e ho detto: ma che palle, mi sto completamente rincoglionendo, sto giocando solo a un gioco. Ma mi compro un altro gioco. E lì ho sbagliato, perché poi The Witcher, io all'epoca, quando non avevo il canale, cercavo prima di non lo finivo il gioco, nel senso che non arrivavo alla fine, sapevo che quella era la missione finale, sapevo che anche la potevo affrontare, ma mi piaceva arrivare dopo aver giocato tutte le varie missioni secondarie. Alla fine poi che cosa succedeva? Succedeva che mi risultava che era assurdo che giocassi sempre allo stesso gioco e quindi lo mollavo. Quando lo mollavo ero fottuto perché poi non ci giocavo più, perché poi quando lo andavo a riprendere non mi ricordavo più una mazza, non mi ricordavo più niente. Ed è successo quello proprio, successo proprio con The Witcher 3. Comunque, mia esperienza, non vi voglio assillare. Scrivetemi sotto nei commenti perché magari la vostra opinione, come vi dico sempre, è sempre e può essere sempre diversa dalla mia, o magari invece abbiamo gli stessi gusti.